Sapete quali sono in natura le cose che ci ricaricano di energia? Tecnicamente sono due, il cibo e il sonno. E allora oggi vediamo di metterli insieme, del buon cibo per un buon sonno. Sì, perché a volte ci scervelliamo alla ricerca di chissà quale soluzione, quando invece per dormire bene basterebbe andare in cucina e selezionare con cura gli alimenti da assaporare e quelli da evitare a cena. Sappiamo tutti che alcuni cibi non ci fanno chiudere occhio durante la notte. Salumi e formaggi, tanto per citarne un paio, sono i peggiori disturbatori del sonno. Oltre ai grassi già pesanti da digerire, contengono istamina, un potente neurotrasmettitore che aumenta l'adrenalina. Invece altri alimenti stimolano la produzione di melatonina. Ecco un vero e proprio menù completo per una cena della buonanotte. Primo piatto, riso integrale ricco di triptofano, un aminoacido essenziale che stimola la serotonina. E poi avocado per un immediato effetto soporifero. Secondo piatto, pesce cotto al forno al vapore con carciofi che aiutano la naturale depurazione del fegato e lo aiutano a lavorare durante la notte. Così, mentre lui lavora, noi possiamo dormire. Esatto. E chi è vegano, come proteine vegetali, può mangiare lenticchie rosse e hummus di ceci. Contorno, una porzione di spinaci e verdure a foglia larga al vapore. Dopo una giornata frenetica, questo piatto aiuta a recuperare i sali minerali bruciati dallo stress. E grazie al magnesio fa scivolare bene nel sonno. Frutta! Mi raccomando, a fine pasto non vanificate tutto! Per chi la digerisce, la banana è ricca di potassio e vitamina B6 che distendono i muscoli e favoriscono il buon umore. Per tutti vanno bene i kiwi, ricchi di antiossidanti, vitamina C e folati che aggrediscono l'insonnia. Qualche mandorla, semi di sesamo e un dattero non rovinano la linea ma conciliano il sonno. Lo zucchero invece è meglio evitarlo. Se seguite i miei video sapete perché. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!